una gloria rovesciata che da 2000 anni il Vangelo propone, i santi dimostrano e il mondo fatica a capire. La gloria che non scavalca e calpesta usando le schiene degli altri come trono, ma si abbassa e ama dal piedistallo del Calvario. Alle oltre 60.000 persone che domenica 18 ottobre riempivano Piazza San Pietro, gli occhi sui visi dei quattro nuovi santi drappeggiati sulla loggia della Basilica, Papa Francesco ha spiegato una volta ancora il paradosso della vita cristiana, prendendo spunto dal brano di Marco nel quale Giacomo e Giovanni manovrano in modo furtivo assieme alla madre per guadagnarsi un posto d'onore accanto al Maestro, che invece ribalta totalmente la loro mira. Gesù ci invita a cambiare mentalità e a passare dalla bramosia del potere alla gioia di scomparire e servire, a sradicare l'istinto del dominio sugli altri ed esercitare la virtù dell'umiltà. Nella logica divina, ha ribadito Francesco, Gesù ha il potere in quanto servo, l'autorità regale in quanto disponibile al totale dono della vita. La salvezza che porta all'umanità non è il risultato di una conquista, ma il frutto di un annientamento offerto per amore. C'è incompatibilità tra un modo di concepire il potere secondo criteri mondani e l'umile servizio che dovrebbe caratterizzare l'autorità secondo l'insegnamento e l'esempio di Gesù. Incompatibilità tra ambizioni, arrivismi e sequela di Cristo. Incompatibilità tra onori, successo, fama, trionfi terreno e la logica di Cristo crocifisso. Nel vocabolario di Gesù, ha ricordato il Papa, non figurano ambizione e sete di dominio, ma il desiderio di assumere e condividere la debolezza degli uomini, di offrire loro la grazia che risana, di accompagnarli con tenerezza infinita. Esattamente ciò che in modi diversi hanno fatto tra l'8 e il 900 i quattro nuovi santi canonizzati da Francesco: Vincenzo Grossi, fondatore delle Figlie dell'Oratorio, Suor Maria dell'Immacolata Concezione, religiosa spagnola, superiora generale della Congregazione delle Sorelle della Compagnia della Croce e la prima coppia di sposi insieme sugli altari, Luigi e Zelia Martin, costruttori di una santità fatta letteralmente in casa. I santi coniugi Ludovico Martin e Maria Zelia Guerin hanno vissuto il servizio cristiano nella famiglia, costruendo giorno per giorno un ambiente pieno di fede e di amore. E in questo clima sono germogliate le vocazioni delle figlie, tra cui Santa Teresa di Gesù Bambino.